Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Trasmissione bagnata, trasmissione fortunata, così si dice. Speriamo. Allora. Non c'è mancata l'acqua, eh? No, no. È decisamente un tempo meraviglioso. Allora, stiamo per partire con il nostro tour. Maurizio Felice Dettore, ecco, felice. Felice Maurizio, diciamo meglio. Felice però, Maurizio Dettore. Sì, sì, ecco, sì. Allora, siamo in questa... Tanto benvenuto a bordo ancora una volta. Grazie, insomma, grazie, insomma, grazie. È un piacere. L'acqua c'è un po' preso, allora, a tutti e due. Io faccio sempre molta fatica a dare del lei alle persone... Che conosco, che stimo da tanto tempo, insomma, con... Ma ci conosciamo da anni, noi. Insomma, Maurizio, dai, diamoci, no, del diamoci tuo, del tuo, dai, ma... no, non è nemmeno credibile, se no, no. Si fa veramente, poi insomma si instaura più che altro anche un clima un pochino più, diciamo, confidenziale, sì, amichevole, sì. Insomma, si parla di politica, ma si parla anche del più del meno, insomma. Purtroppo mi accorgo che quando si trovano le persone, la stragrande maggioranza dei casi si parla dei problemi, no? Cioè, insomma, come va, specialmente con le persone che sono, è da tanto tempo che non vedi, va, come va? Ah, beh, lascia perdere, fammi l'elenco dei problemi. Insomma, sicuramente questo avviene a volte anche per problemi che poi sono oggettivi. Io, come ti vedevi oggi, prima di vederci, ti avevo detto che ero lì al mio ufficio di collegio ed ero con delle persone, molto spesso vengono a trovarmi proprio per rappresentarmi i problemi, al di là poi della quotidianità, delle questioni familiari, di lavoro che ci sono, ma a me vengono proprio a rappresentarmi questioni che sono importanti, sia professionali, lavorative, sia soprattutto giovani in difficoltà, per il lavoro e per le prospettive. Tanti che mi dicono: vorrei rimanere ad Arezzo, ma devo andare via perché non riesco a trovare soluzioni, anche se la città riesce, rispetto ad altre città e il territorio aretino, a mantenere molti giovani sul territorio, mentre invece da altre parti, anche in altre vallate, non è così. Soprattutto Arezzo invece ancora riesce a mantenere, anche la provincia. E quindi soprattutto questioni che riguardano il lavoro mi vengono prospettate, poi questioni che riguardano la sanità, molto spesso problematiche che riguardano questo ospedale di Arezzo, che è tuttora un ospedale di grande eccellenza, ma che sta subendo, come dire, perdite significative, se così possiamo dire, anche nelle professionalità. E quindi temi che mi vengono proposti giornalmente, quando sono qui ad Arezzo, evidentemente, durante la mia attività a Roma, essendo in commissione bilancio, tu stesso mi hai detto: ma quando riusciamo a vederci? Mi hai più volte sollecitato, ma la commissione bilancio è la commissione, ora abbiamo incardinati dei provvedimenti, dal decreto semplificazione a quello Carige per la questione della banca Carige, quindi insomma abbiamo sempre in quella commissione argomenti che dopo la legge di bilancio, ovviamente in commissione bilancio, che si affastellano uno sull'altro e che mi portano a stare molto a Roma, ma non lascio mai il territorio, evidentemente. Allora, tu sei professore universitario di diritto, hai una lunga militanza in Forza Italia, insomma, sei sempre stato, cioè, sei uno della prima ora, insomma. Beh, sì, si può dire di sì, anche nei momenti di difficoltà, se ti ricordi. Abbiamo cominciato con le liste civiche molti, molti anni fa, la prima lista civica nel 95, nel 1995 le prime liste, poi via via, e poi con Forza Italia sono stato sempre con il partito, ma ho anche sempre cercato di allargare l'orizzonte del centrodestra anche alle realtà civiche e soprattutto agli interessi di comunità. In molti comuni della provincia siamo riusciti con questo modello anche a
governare poi, no? Così come la città di Arezzo, l'abbiamo fatta allargandoci anche oltre il perimetro del centrodestra, soprattutto sulle esigenze e bisogni concrete, su programmi concreti, su iniziative concrete. E poi i nostri temi fondamentali, che sono quelli di Forza Italia, io sono stato sempre vicino, la centralità dell'impresa e del lavoro per noi è fondamentale, e quindi su quello abbiamo sempre puntato. Io tuttora nella mia attività parlamentare le questioni riguardano le imprese e il lavoro sono quelle che seguo sempre con maggiore impegno, anche ieri con un'interpellanza urgente sugli investimenti che lo Stato può fare, che dovrebbe fare in questo momento di recessione, perché il Paese è in recessione, gli investimenti pubblici sarebbero fondamentali per far ripartire la leva economica, finanziaria del Paese. Non si può in questo momento non dare spazio, perciò pensa alle infrastrutture, pensiamo alla TAV, ma non solo. Abbiamo scoperto in Commissione Bilancio che ci sono, e il Governo ce l'ha confermato ieri a risposta della mia interpellanza, 13 miliardi di euro fermi come investimenti da mettere immediatamente in opera e cantierizzare con riguardo alle società partecipate pubbliche, che hanno con le tariffe raccolgono anche somme, che hanno dei piani di investimento operativi che devono essere realizzati sotto il controllo anche di autorità come l'ARERA. E il Governo dice sì, è vero, ora stiamo vedendo con l'ANAS, cioè tutto ciò che noi paghiamo anche come cittadini deve poi nelle società pubbliche, acqua, energia, gas, deve essere poi portato anche a piani di investimenti una parte, e ci sono dei piani che devono essere realizzati e investimenti che devono essere sbloccati, molto spesso fermi per la burocrazia o perché non c'è una politica infrastrutturale efficiente. E io ho sollecitato su questo il governo, perché nessuno è contento che ci sia la recessione, nessuno lo è, ma cioè, è chiaro, non quindi, credo, quindi anche chi ha l'opposizione, quello che dice, troviamo gli strumenti per rimettere in piedi il Paese, rilanciarlo, e gli investimenti pubblici sono un volano di sviluppo fondamentale. Mi occupo di questi temi soprattutto. Sì, ma quello che attanaglia l'Italia ha un problema che poi alla fine è stato sbandierato da tanti, ma poi affrontato da pochissimi, insomma, questa burocrazia che ammazza letteralmente uno. E allora questa pressione fiscale, se non si alleggerisce la pressione fiscale sulle aziende, l'economia non riparte. Non c'è competitività, la competitività viene meno. E se le imprese non sono centrali nelle politiche economiche, non si può creare lavoro semplicemente con il reddito di cittadinanza. Se tu dai il reddito di cittadinanza, è una misura assistenziale, ci può essere un momento in cui per la povertà, per far fronte a una fascia di povertà, tu dai questo reddito, ma per periodi brevi, ai fini dell'inclusione nel lavoro. Ma se lo dai e basta per 18 mesi, non si capisce ancora come, e 7 miliardi l'anno sono impegnati ancora su questo. Ancora non si sa chi andranno. No, perché prima erano 9 miliardi, 5 milioni la platea, poi 3, poi 1,8. In misura, in legge di bilancio non c'è, non è scritto a chi andrà. Ora c'è il decreto che hanno portato al Senato in questo momento, e che si occupa di chi sono la platea beneficiari, ma c'è una serie di questioni molto complicate. Ma non è in quel modo che si crea lavoro e sviluppo. Se quei 7 miliardi fossero stati messi su infrastrutture, su investimenti, su una diminuzione del cuneo fiscale, sulla pressione fiscale, su soprattutto uno snellimento delle pratiche burocratiche, è chiaro che non c'è competitività. Le imprese da tempo dicono questo. Noi che abbiamo questa, quindi, idea fondamentale che l'impresa crea lavoro, l'iniziativa economica privata, e lo Stato può accompagnare questo attraverso anche gli investimenti pubblici, che poi, quando ci sono risorse, perché in questo caso ci sono risorse, te ne dico un'altra, in un'altra interpellanza che ho fatto l'anno scorso, e poi mi ha dato ragione nella risposta del governo, il precedente governo, il 23 marzo dell'anno scorso, il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, aveva fissato in 53 miliardi le risorse disponibili dai vari fondi strutturali, di coesione e sviluppo, anche fondi europei, che derivano anche da dotazioni europee. E questi 53 miliardi erano sostanzialmente bloccati e impiegati poi realmente in non più di 3,7%. Allora è chiaro che ci sono una massa di investimenti che devono essere sbloccati, e la burocrazia è, e ora il governo sta proponendo, pare, a parte il decreto semplificazione che stiamo trattando e altri provvedimenti, ma il decreto semplificazione tratta il livello basso, cioè il problema non è lo sblocco
dell'indirizzo generale, no? Cioè lo Stato che dà l'indirizzo generale dice queste opere si svolgono con queste procedure, anche a normativa vigente si può fare. E il decreto semplificazione sì, poi è una marea di norme perché è un omnibus dove c'è un sacco di cose, ma non si semplifica. Per semplificare bisogna che già in partenza c'è un investimento da fare, ci sono questi 13 miliardi che derivano dai piani di investimento per i servizi di pubblica utilità. E ci sono, me l'ha detto il governo, me l'ha risposto ieri il governo che ci sono. Bene, questi 13 miliardi e mettiamoli subito, cantierizziamoli come? Attraverso un immediato indirizzo politico del governo, il quale dice queste sono le opere da svolgere. Noi avevamo fatto la legge obiettivo quando eravamo al governo, no? C'è un obiettivo, c'è da fare queste opere. E infatti molte opere che sono state fatte, che riguardano per esempio le opere autostradali, ferroviarie, all'alta velocità, nascono tutte dalla legge obiettivo. Si fissava l'obiettivo e quell'obiettivo saltava una serie di passaggi burocratici perché c'era la volontà dell'indirizzo politico del governo di impiegare immediatamente quelle somme. E questo bisogna farlo, un paese risponde in questo modo. E noi siamo in questi giorni a discutere della TAV, TAV sì, TAV no, nel governo chi dice di sì, chi dice di no. Mi sembra che in questo modo analisi costi-benefici, un'opera si fa, vediamo i costi, ma l'analisi costi-benefici è già stata fatta, fatene un'altra, a parte che quando si fanno le analisi poi si pubblicano, ancora non si conoscono, nessuno sa qual è il risultato, ma i costi e benefici, ma qual è il beneficio di far passare milioni di automezzi anche pesanti per anni interi in mezzo alle città, ai paesi o vicino, quando invece è possibile attraverso la TAV fare un altro tipo di intervento? Qual è l'interesse a non finire un'opera che se tu la blocchi paghi, rischi di pagare poi una penale che è più alta di quanto è l'investimento? Cioè, il senso di queste analisi sono i 5 Stelle che hanno in mano la politica economica del governo. Ma hanno una cambiale in scadenza, cioè hanno promesso che non la facevano fare. Sì, ma non la fanno fare, ma quello è uno degli esempi, quello è uno, perché lì sono poi c'è la penale da pagare, penso. Certo, ecco. Molto, 4,7 miliardi è l'opera e se non si fa si paga una penale che è anche più alta. Allora, ma al di là della penale, che poi comunque c'è, il rischio è che l'Europa, la Corte dei Conti europea, venga in Italia, e ci sono già accenni a questo, a verificare come mai non vanno avanti gli investimenti rispetto anche a dotazioni che non sono solo risorse interne del governo italiano, sono anche risorse che vengono dall'Europa. Cioè, che fai, li impieghi o non li impieghi? Quindi ci sono anche questi temi che sono fondamentali, che qui non è burocrazia, qui è politica infrastrutturale, politica, e in questa parte del governo che è quello grillino, che poi sta gestendo la parte economica, ci troviamo di fronte a queste contraddizioni e non è possibile, no, accettarlo. Questo è uno degli esempi, ce ne sono molte altre di opere che sono ferme, ma se uno Stato non impiega le risorse che ha disponibili, in più anche risorse che derivano dal pagamento delle tariffe dei cittadini per i servizi pubblici di utilità, questa è un'altra cosa rispetto alla TAV. Ma la mia interpellanza di ieri, a cui il governo ha risposto, sì, dobbiamo su questo far fronte. Cioè, noi diamo anche suggerimenti, tentiamo di dare, come dire, di far cambiare l'intento del governo rispetto a questa come dire, mentalità e ratio oppositiva del no, che non si comprende. Poi sì, la Lega ha invece fatto presente che è d'accordo su quello che noi, anche noi, diciamo in ordine alle politiche infrastrutturali, alla TAV e ad altro. Però dirlo, poi bisogna però quando uno è al governo che sia realizzato. Perché bisogna che sia realizzato, perché se no. Allora siamo passati davanti all'ES Banca Etruria. A me ogni volta che la vedo c'è una scritta UbiBanca, sinceramente con tutto il rispetto per UbiBanca, ma insomma quello è stato un colpo veramente mortale all'economia aretina. Cioè, al di là, ora dopo voglio sentire le considerazioni proprio su questo, ma se un decreto salva banche l'avesse fatto un governo Berlusconi c'era la guerra civile? Penso proprio di sì. Perché? Noi innanzitutto non l'avremmo mai fatto in quel modo. No, vabbè. Avremmo chiesto, la mia è una provocazione, avremmo chiesto sicuramente all'Europa di valutare l'applicazione del bail-in in modo diverso. Cioè, avremmo soprattutto considerato la tutela dei risparmiatori, questo sicuramente l'avremmo fatto. Oggi per esempio c'è il decreto Carige, che è molto simile a quello fatto per le banche, sì, venete, il decreto Carige che il governo ha dovuto fare per salvare
Banca Carige è simile a quello fatto per le banche del Veneto. Noi in quel decreto abbiamo inserito norme, ora vediamo se ce le dichiarano ammissibili o meno, io non sono in Commissione Finanze, però ho partecipato al lavoro della Commissione Finanze, abbiamo fatto degli emendamenti per ottenere una tutela ampia del risparmiatore, non solo di Carige ma anche degli altri settori, perché dicono no, ma questo è il decreto solo su Carige. Quando lo faceva il governo precedente, quel decreto non era solo sulla singola banca, doveva tenere presente la tutela dei risparmiatori. Ora che lo fa i 5 Stelle lo propongono, allora no, va bene così com'è e non si può fare niente, non è pertinente l'emendamento che tutela anche gli risparmiatori di altre banche. Io veramente, ma siccome la normativa europea è chiara, quando fai un decreto come quello Carige per salvare la banca Carige e tu lo fai impiegando eventualmente risorse pubbliche, la garanzia che dà lo Stato italiano di intervenire e ricapitalizzare eventualmente, bene, allora in quel caso tu lo fai perché è una crisi che può avere natura sistemica, si può estendere, quindi lo devi fare per evitare che ci sia poi, come dire, un effetto domino, ecco, anche per l'importanza, è certo. E allora se lo fai nel momento in cui inserisci una norma è pertinente, che dice tuteliamo tutti gli risparmiatori, anche quelli che non sono stati tutelati, e soprattutto mettiamo norme di tutela. Io ho inserito anche delle norme sull'adeguatezza degli investimenti, ora è una questione tecnica, però è importante, perché poi non si può andare avanti a slogan, ci sono anche questioni tecniche che vanno spiegate, su cui bisogna riflettere, perché se no si va a slogan e non si dice mai ah noi faremo questo, diremo quello, tutto un faremo, vedremo, però poi, allora mi spieghi, ora sul decreto Carige noi abbiamo detto facciamo una norma sull'adeguatezza dell'investimento, che vuol dire? Oggi se uno va in banca, secondo il profilo, devono dire guarda forse non è adeguato, però l'investitore può anche farlo. E questo è un meccanismo, anche se non è adeguato al proprio profilo di rischio, alla propria capacità patrimoniale, però uno dice vabbè io voglio rischiare. Invece noi tentiamo di dire che l'adeguatezza deve essere valutata anche da parte della banca, che non solo deve informare oggi, ma deve anche, casomai ci fosse un divieto a consentire l'operazione qualora il profilo di rischio non sia appunto adeguato e coerente a quell'operazione, perché se no c'è in quella fascia grigia, c'è anche la possibilità che poi l'operatore, l'intermediario finanziario dice vabbè io intanto raccolgo risorse e faccio fare qualsiasi investimento, perché tanto lui lo sa che non è adeguato, io l'ho informato, ma poi quello lo vuole fare, allora noi tentiamo di dire no guardate forse è meglio che ci sia un divieto, quando è ma così il risparmiatore non può fare, sì, valutato dal risparmiatore, dall'investitore, in una valutazione anche eventualmente dal soggetto terzo. Questo è quello che abbiamo proposto, cosa che è proposta da molti. Ecco, è un argomento tecnico, ma poi ci sono argomenti tecnici che hanno una valenza politica, perché se tuteli il risparmiatore non basta dirgli tutelo, devi poi fare norme, e loro dicono no, non è attinente al decreto Carige. Ah vabbè, non è attinente, quando però lo facevano loro su tutti gli altri decreti era tutto attinente. Allora vede, c'è una contraddizione di fondo su questo. Beh, è molto facile, molto più semplice fare opposizione dopo, quando uno è chiamato a governare, insomma, si ritrova davanti a 10.000 problematiche. Ma noi facciamo, no? Per esempio un'opposizione con la quale tentiamo di suggerire, costruire, dare indirizzi, anche perché è nel DNA di Forza Italia, noi siamo per, nel momento di crisi economica diamo suggerimenti, nel momento di crisi bancaria diciamo è inutile che, come dicono i 5 Stelle, noi non metteremo mai un soldo e un euro pubblico per salvare, e ora lo mettono. Perché lo dovete, perché poi a parlare è facile, no? Vi ricordate di Battista, vi ricordate quando venivano di fronte alle banche a urlare? Poi bisogna farle le cose, però. Certo, il salvabanche fatto per Banca Etruria è stata una cosa ignominiosa, per non dire altro. Cioè, si poteva fare a meno di farlo, si poteva fare altro invece che quello. Però certe volte bisogna intervenire, come nell'ipotesi della Banca Carige, delle banche venete, sempre tenendo però il punto di vista fondamentale che intervieni per evitare la crisi del sistema, però intervieni anche a tutela dei risparmiatori, quello è il senso, e devi farlo. E soprattutto per Arezzo è stata, come dire, devastante questo decreto, cioè uno dei colpi maggiori che ha subito la città, il sistema economico, è stato quello. Nonostante tutto la città ha resistito, e il tessuto economico e imprenditoriale resiste, perché questo è presente. Allora, uno dei tanti cavalli di battaglia vostri, insomma, è perché si parla molto in questi giorni di
di sanità, sanità, sì. questa crisi della sanità toscana, perché insomma al di là dei numeri sbandierati, di fatto la sanità versa in grossa crisi. E qui ad Arezzo, tanto questa mega ASL che è stata fatta, diciamo, va a discapito di una città importante come Arezzo. Intanto come abbassare il riscaldamento, che qui siamo a 90 gradi. Stiamo morendo. Abbiamo emesso 90 gradi. Abbasso subito. Va bene che piove ed è umido, freddo, però questo caldo... Volevo ricreare l'effetto Maldive. Potevi farmi svenire qui dentro prima della risposta, così la sanità andavamo subito, siamo vicini all'ospedale. Fra l'altro siamo vicini, quindi siamo vicini. Basta girare... La slona, vestite della slona. Allora, è un modello organizzativo, questo voluto dal centro-sinistra in Toscana e da Rossi in particolare negli ultimi anni, che si è dimostrato inefficace. Poi i livelli di eccellenza della sanità, le capacità professionali che ci sono, queste hanno supplito in qualche modo alle disfunzioni organizzative. C'è dal punto di vista organizzativo un modello che è nato con un'idea, quella di creare consenso. L'idea era quella di creare consenso, che poi si è ribaltato perché ha creato invece dissapori e dissensi in questo modello organizzativo. C'è un fuggi-fuggi di primari. E ora se non vado errato, mancano 8 primari. La forza della sanità anche nella nostra provincia era soprattutto quella basata sulle professionalità, sulle capacità non di singoli professionisti, di un sistema di professionisti. E se incominciano ad andare, il motivo è perché se ne vanno, cioè la domanda deve essere abbastanza chiara. Molto spesso ci sono, come dire, appunto questi modelli organizzativi che sacrificano le professionalità, o che portano a una parcellizzazione della risposta sanitaria, o che addirittura creano situazioni insostenibili in ospedali, pensiamo a Bibbiena o da altre parti, che diventano insostenibili perché non c'è una risposta efficace. Allora questo modello va ripensato. La sanità è un bene primario, e una delle risposte fondamentali dello Stato è la sanità. La sanità è in mano anche alle regioni, no? Sì, perché la sanità è governata nella legge generale dallo Stato, ma poi le singole regioni hanno un'autonomia, una competenza legislativa in materia sanitaria, e quindi agiscono. Le disfunzioni che ci sono rispondono alla regione toscana, e ce ne sono molte. In questo momento soprattutto la preoccupazione è la centralità della sanità aretina e dell'ospedale per San Donato, che deve essere riportata al centro dell'attenzione delle politiche sanitarie regionali. Mi sembra che in questo momento ci sia parole questo, e probabilmente anche questo, non c'è ombra di dubbio, le difficoltà politiche di Rossi praticamente fa il governatore, è come se uno sta in casa, separato in casa rispetto al resto della sua maggioranza, perché non è più con il PD lo sostiene, lui però la pensa diversamente, ma non si capisce bene come la pensa, e quindi è un po' strano che un presidente di una regione sia politicamente non organico, coerente alla sua maggioranza, e quindi loro continuano a dire che è tutto a posto, ma non ci sembra che sia tutto a posto. Quindi è evidente che questo è un tema centrale, cioè se a livello politico c'è questo disordine nelle competenze e nell'indirizzo politico, è evidente che poi alla fine se ne pagano le conseguenze. Basta sentire del resto quelli del PD stessi, parlano contro Rossi, non lo so, cioè che il presidente della regione, l'assessore alla sanità non si sente più, da ultimo, una volta era il fulcro, no, dell'attività amministrativa e politica della regione, ora non si sente più. Noi stiamo su questo molto attenti, stiamo attenzionando, e con Stefano Mugnai su questo tema a livello regionale siamo già entrati, ma a breve lo faremo anche a livello nazionale. Stefano Mugnai nella commissione appunto sanità della Camera si occupa anche dei problemi della sanità, e su questo tema dobbiamo entrare. La preoccupazione è molto forte e ci vogliono risposte immediate.
se ci sono queste defezioni vuol dire che qualche cosa non funziona. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Senti, ci conosciamo, io dico in maniera approssimativa, vado indietro con la mente, insomma una ventina d'anni almeno, almeno anche. Se 20 anni fa, quando ci siamo conosciuti, ti avessi detto, di guarda, tra 20 anni ci sarà una rivoluzione politica, a Pisa non ci sarà più il centro-sinistra a governare, a Livorno non ci saranno più i comunisti a governare, sarebbe stato prevedibile tutto questo terremoto, e tenuto anche presente che, stando ai numeri, ai consensi, insomma il centro-sinistra rischia di perdere una regione come la Toscana, che insomma sarebbe veramente come la caduta del muro di Berlino o giù di lì, insomma. Ora sarebbe l'ultimo passo. Ma io ci credevo già 20 anni fa e anche oltre, io ci credevo perché stavo dall'altra parte, quindi io sono sempre stato dall'altra parte, quindi non ero con il centro-sinistra, stavo dall'altra parte, io credevo. Soprattutto era impossibile che potesse durare un sistema fondato sul rapporto che nasceva dalle amministrazioni pubbliche, diciamolo, sulle clientele politiche, in qualche modo non poteva durare, su un modello che dimostrava di non saper governare nei comuni, perché si replicavano amministrazioni che poi non riuscivano a dare impulso alle amministrazioni locali. Certo, tante cose anche il centro-sinistra ha fatto, ci mancherebbe, negli anni in cui ha governato, ma ha perso nel tempo quel rapporto diretto con le popolazioni, ma ha mantenuto con le clientele politiche, lo ha perso con il corpo elettorale e le popolazioni in maniera diffusa, cioè sembra stranissima questa cosa, no? Sì, invece sì, ha perso questo contatto, questa capacità di relazione, sono diventati soprattutto sono stati visti come le elite politiche che governano, non come coloro che rispondono ai bisogni. Mi viene in mente ora, stava. E quindi io ci credevo già allora. Sì, ma è un flash, no? Sesto San Giovanni, no? Vicino a Milano, una zona proprio di operai, insomma, era considerato super rossa, insomma, la Stalingrado d'Italia veniva chiamata, io me lo ricordo da ragazzo. Sono spariti anche lì. Però aver vinto noi qui ad Anghiari, a Capolona, a Montevarchi, sì. Quelle, insomma, non è che sono passaggi straordinari. Ma che dimostrano, a parte che c'è un'alternanza, che è chiaro, l'alternanza è un fatto che in politica avviene. Diciamo, l'essenza della politica, della democrazia soprattutto. Il cambiamento spesso è più veloce di quanto pensino quelli che stanno in quel momento governando, quindi questo lo dico anche a livello generale, il governo del cambiamento, il cambiamento può capitare anche a loro, che cambi tutto. Allora, è evidente che c'è stato questo scollamento fra queste amministrazioni locali e il centro-sinistra, che poi ha subito tutti questi movimenti, cambi, PDS, DS, PD, Margherita. È chiaro che tutto questo ha creato nel tempo, non ha consolidato un rapporto forte con i territori, anzi si sono scollati, hanno perso questo rapporto. Anche le elezioni provinciali, che sono sì elezioni di secondo grado, votano i consiglieri comunali, però era indecisa, alla fine ce l'abbiamo fatta noi del centrodestra. È proprio non un vento, è proprio un sentimento che ha cambiato, perché ci sono stati errori. Io ripeto, poi il centrosinistra ha fatto anche cose importanti, non è che non le ha fatte negli anni. Gli è mancato alla fine la capacità di governare in relazione ai bisogni delle comunità. Si sono create delle elite e delle clientele politiche che sono state autoreferenziali, e che poi hanno portato chiaramente a una reazione popolare molto forte.
Questo è il momento. E noi poi abbiamo sempre impostato la nostra campagna elettorale sulle persone, sulle capacità delle persone. Quando candidiamo, candidiamo i migliori dal punto di vista di autorevolezza, di competenza, di radicamento sul territorio, e sui programmi, sui temi concreti, reali, sugli interessi delle comunità. E questo, le risposte le abbiamo avute, è chiaro. Poi c'è anche un sentimento, una volontà di cambiamento, lo abbiamo intercettato, ma anche noi non è che dobbiamo stare seduti pensando che tu, anche noi dobbiamo fare molto. Per esempio, ora la vera battaglia sarà per le prossime amministrative e poi in vista delle regionali del 2020, le quali noi puntiamo per dare un'alternanza a questa regione. Però ecco, Forza Italia lo fa sempre in un modo, lo fa, noi siamo stati centrali, no? In queste vittorie, in questi anni, io ho fatto il coordinatore provinciale per anni di Forza Italia e l'abbiamo fatto sempre dialogando con tutti, aprendoci, essendo pronti anche alle critiche, ai suggerimenti, mai con arroganza, mai con prevaricazione. E questo è il tema fondamentale. L'alleanza di centrodestra, aperta anche alle esperienze civiche, agli interessi delle comunità, ai bisogni concreti, deve sempre partire da un livello di moderazione. Non abbiamo nemici, non bisogna sparare sui nemici. Noi dobbiamo avere proposte alternative che cambino la situazione attuale in sanità, ma lo facciano attraverso proposte concrete, finalità amministrative, non demonizzando gli avversari, perché questo non c'è funziona. Sempre, per una parte del centro-sinistra c'è sempre un nemico da battere. Prima era Berlusconi, adesso è diventato Salvini. No, Salvini sembra si inventano la rappresentanza Salvini, di tutti i mali. Su Salvini ogni giorno ne dicono una di più, qualsiasi cosa, ma gli fanno semplicemente, gli creano un ulteriore consenso, perché continuano con le offese. Penso proprio di sì. Non serve a niente offendere, demonizzare, non serve a niente. Salvini fa il ministro dell'interno, criticatelo sugli atti di governo. Se non vi stanno bene, criticate gli atti di governo. Come facciamo noi che critichiamo sugli atti di governo. Non è che facciamo, abbiamo gli avversari e i nemici. L'avversario è politico, basta. Loro non hanno questa mentalità, infatti la pagano questa, perché poi il cittadino, l'elettore vuole risposte, non gli interessa avere il nemico. Questa politica del nemico, della contrapposizione, non funziona più, e infatti aumenta l'astensione, perché poi molti non vanno a votare di fronte ai conflitti che non portano soluzioni, perché io vado a votare per scegliere il miglior sindaco, quello che mi dà maggior fiducia per governare la mia città e per fare le cose di cui la mia città ha bisogno. Non è che io lo voto perché quello lì è il nemico di quell'altro. Così non funziona. E questa demonizzazione che il centro-sinistra fa sempre, e noi dobbiamo evitare nel centro-destra di farla, nei confronti, non sentirci troppo forti, ma sentirci, se noi dobbiamo essere legati ai territori, alle persone, stare in mezzo alla gente, sentire quali sono i bisogni, prendersi le critiche. Io oggi pomeriggio torno al mio ufficio di collegio, perché spesso vado lì, ho aperto questa segreteria, e sento tutti, anche persone che non sono dalla mia parte, prendo anche le critiche, ma questo la potevi fare meglio. E bisogna fare così, mettersi in mezzo alla gente e poi andare in giro, andare alle manifestazioni, seguire. L'anno scorso settimana c'è stata una cosa importante, un progetto fondamentale per il Valdarno, quello 650.000 euro che vengono dal MIUR, dal Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Istruzione, e vengono all'ISIS Valdarno in collaborazione con la CNA per la formazione professionale, sulla base di un progetto di grande qualità. Cioè, senza questo progetto, seguito dalla categoria economica, dalla CNA in particolare, e dall'ISIS Valdarno, dal dirigente dell'istituto e dai suoi docenti, non è facile ottenere somme di questo tipo. Ora, lo ha sbloccato questo governo, il progetto parte evidentemente da prima, dal vecchio governo, ma è interessante sapere se l'ha fatto il vecchio e se il nuovo l'ha sbloccato, o è interessante sapere che è un'iniziativa che porta formazione professionale per i giovani, sia per coloro che già che sono nelle scuole, sia per coloro che devono avviarsi dopo la scuola quando a una professione. È ben fatta. Ora chi l'ha fatta, l'ha fatta. Non bisogna andare contro per partito preso. Io non ragiono in questi termini, io ragiono. Qui siamo lontani dal resto dell'Europa, perché in Inghilterra, negli Stati Uniti, chi perde le elezioni fa la sua opposizione. Certo.
discussione costruttiva e dice poi ci rivediamo alle prossime elezioni, insomma, se avete fatto bene bene, se avete fatto male. Però per esempio ora diciamo che stanno sbagliando il governo molte cose sulle infrastrutture, sulla TAV, sugli investimenti pubblici, e noi e lo diciamo perché, ma questo è secondo noi il tema. È inutile semplicemente opporsi per dire ah, quello si è messo la divisa, quell'altro si è messo la pettorina, allora lui il tema è quello. I temi, a me non sembra che siano questi i temi, e infatti poi però gli elettori lo capiscono e sono più maturi della politica e delle contrapposizioni politiche. Una domanda te la devo fare su Berlusconi, questo ottantenne che ancora ha tanta voglia di combattere, insomma, l'ho visto quando Forza Italia ha festeggiato il compleanno, insomma, i 25 anni di Forza Italia sono e tanti, il presidente non ha 80 anni, il presidente ne aveva 30, non di più, nella sua vitalità, nella sua capacità. Però ecco, in questo momento io sento molte persone che mi si avvicinano, anche persone che incontro. Stamattina quando poi ho perso l'ombrello, sono andato in un bar e non ho più ritrovato l'ombrello, va bene, e c'erano delle persone che mi sono avvicinate e mi hanno detto certo, però persone che non sono di centrodestra, quando c'era Berlusconi le mani in tasca non ce le metteva nessuno sulle tasse, e comunque questo paese aveva una sua credibilità. Per esempio pensiamo agli accordi che noi avevamo fatto con i paesi del Nord Africa per l'immigrazione, pensiamo al ruolo che tentavamo di svolgere in maniera proficua in Europa, su tanti temi. E ora molti cominciano a valutare che era i governi Berlusconi avevano avuto un impatto positivo soprattutto sulla collocazione del paese. Poi abbiamo avuto anche noi problemi, questioni come tutti, ma ora Berlusconi rappresenta sempre in questo momento il personaggio politico di maggior capacità nelle relazioni con l'Europa, e questo non c'è dubbio. Il Partito Popolare Europeo, a cui noi apparteniamo, siamo fondatori Forza Italia, è chiaro che nella relazione con l'Europa noi siamo fondamentali. L'Europa si può dire quello che si vuole, ma l'Europa continua ad essere centrale per la sicurezza internazionale, per l'economia, che è vero che spesso l'Europa, così come funziona, non è per noi favorevole su molte cose, però è anche vero che abbiamo miliardi di euro di investimenti che non sono, come dicevo prima, portati a compimento, ma che derivano dall'intervento europeo. La nostra collocazione europea, basta parlare con qualsiasi imprenditore o categoria, dice che la nostra collocazione europea è fondamentale per la tenuta del sistema economico italiano. Quindi tante cose vanno modificate in Europa, ma io è chiaro che non posso che dire che Berlusconi in questo momento, ma non è che lo dico io, in Europa ha una credibilità che purtroppo non tutti hanno in questo governo. Quindi è fondamentale la sua nuova discesa in campo, perché oltre a galvanizzare Forza Italia è un punto di riferimento fondamentale nel sistema politico italiano e soprattutto nel nostro rapporto con l'Europa e con la compagine internazionale. Su questo non c'è dubbio. Credo che sia avvertito da tutti, e ti ripeto, molte persone mi dicono oggi, anche stamani è successo, cioè, certo quando c'era Berlusconi però insomma si parlava tanto, ma alla fine avevamo una diversa collocazione e capacità nello stare anche a livello europeo e internazionale. Poi Berlusconi ha detto che arriverà a 120-130 anni. Ma io penso che possa tranquillamente. Io l'ho visto di recente, sempre molto lucido, molto pronto, e soprattutto si mette sempre a servizio del paese. Cioè, anche questa situazione particolare di una forza di centrodestra che sta al governo, e noi sì, critichiamo, lui dice andiamo verso un governo di centrodestra, facciamo le cose che era il nostro programma di centrodestra. È chiaro che noi siamo incompatibili con i 5 Stelle, e questo non c'è ombra di dubbio, prima o poi questa contraddizione verrà fuori, tant'è vero che a livello locale continua a esserci molto forte l'unità del centrodestra, perché è chiaro che i temi a livello locale noi non possiamo, il dialogo con i 5 Stelle non esiste, perché loro
sono in un altro mondo, non so quale sia questo mondo, molto spesso me lo domando in Parlamento quando li ma sento. Ma quando senti la taverna che parla di, che è una Novax, no? di parlare della sua battaglia contro i vaccini, a me mi prende veramente male. Quella dei vaccini, ne ho fatto una battaglia anche in Parlamento quando è arrivato il mille proroghe, abbiamo fatto modificare la norma, vi ricordate, su l'autocertificazione. Insomma, non è possibile, cioè ci sono temi che non fanno parte del dibattito politico. Le vaccinazioni sono fondamentali, non sono argomento di confronto politico, perché hanno una valenza tecnica, medica, e i vaccini vanno fatti, non si può discutere vaccini sì, vaccini, non è argomento della politica. Occupatevi di che vi pare, occupatevi delle scie, come calcolano le scie chimiche, le scie chimiche. Occupatevi di tutte le cose strambe che loro hanno in testa, fate quello che ritenete opportuno, ma questi argomenti medici, sanitari, non è roba da confronto politico. Infatti noi in Parlamento gliel'abbiamo detto, questo è estraneo al dibattito politico. Le vaccinazioni in questo paese ha avuto una storia su questo importante, e le vaccinazioni sono state inserite già dagli anni 50-60, hanno avuto un effetto fondamentale. Hanno debellato dalle malattie, certo. E oggi i rischi di poter avere contagi sono molto forti, molto alti, e quindi non si può scherzare su questi temi. Questi sono temi sui quali noi ci siamo opposti durissimamente in Parlamento, abbiamo fatto una battaglia su questo, hanno modificato la norma, secondo noi non in modo efficace, perché sulle autocertificazioni che uno fa e poi porta la documentazione dal marzo del 2019, insomma, uno, se io devo autocertificare che ho vaccinato il figlio che mando a scuola all'asilo, autocertifico, no? Io autocertifico che è vaccinato. Scusa, se autocertifico posso portare la vaccinazione, vuol dire che esiste, no? Perché devo autocertificare? Infatti. Cioè, autocertifico uno stato riguardo sanitario, cioè già una cosa un po' strana questa autocertificazione, fatta dal genitore per il figlio. Tecnicamente e giuridicamente è un po' complicata da comprendere. Allora, io ce l'ho, bene, porta il certificato, no? L'hai fatto. E perché devi andare a fare un autocertificato? Quando hai il certificato a casa? No, tu pigli, vai, autocertifichi, fai un foglio diverso, vai a scuola, vai di fronte al dirigente, ti metti lì, autocertifichi, e poi devi tornarci l'anno dopo a portare il certificato. Ma scusa, tanto vale che subito porti il certificato. Porti il certificato subito. Che senso ha? Perché si vede che c'è, perché devono far capire 5 Stelle che insomma ancora sta battaglia in corso, no? Sempre quelle soluzioni così, che poi loro vogliono fare quelli che sono sempre decisi, in realtà sono soluzioni sempre così alla carlona, ma che dimostrano che dietro c'è sempre un retropensiero, una riserva mentale che spesso hanno su tanti temi. Per non parlare delle infrastrutture, sono sulle infrastrutture, no? Ricominciamo da capo. La riserva mentale è evidente. Maurizio, è stato un piacere. Anche il mio. Maurizio, a presto. Felice Dettore. Felice Maurizio. Felice Maurizio. Ma chiami Maurizio, come sempre chiamato. Ma va Maurizio, perché prima Felice Maurizio. Giusto, prima Felice e poi Maurizio. Sì, e ora solo Maurizio. quella non è colpa mia, quella è stata una transazione fra mio padre e mia madre. Vabbè, dai. Allora, per mettere un nome in uno. Sono belli tutti e due. Potevano sceglierne uno, facevano prima. Allora, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ci sarebbe, grazie a voi. Gli argomenti sono talmente tanti che ci vorrebbe una puntata di... Avremo altre occasioni. Forse un paio d'ore, sicuramente. Grazie. Bene, e buon lavoro a tutti grazie. Grazie soprattutto per avermi invitato. Ma che scherzo, è stato un piacere. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.